Čím zelšie. Dozvolite mi da kolegi Lorenciju se zahvalim ovako javno za posjetu i da još jedan put konstatujem ono što smo zaključili na sastanku, da saradnja između dva ministarstva odbrane, ministarstva odbrane Republike Italije i Bosne i Hercegovine na jednom zavidnom nivou i da ta saradnja iz dana u dan se povećava. Ta saradnja traje još od 2013. godine kada smo potpisali memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije i svake godine, dakle, pravimo tačne događaje kroz bilateralnu saradnju, a ona se odvija kroz vojno-tehničku saradnju, kroz saradnju brigada zračnih snaga, deminiranja i mnogi drugi segmenti. Ja sam iskoristio priliku da se kolegi Lorencu posebno zahvalim za donaciju u visini od 1,5 milijuna eura za naš projekat Perspektiva, gdje smo radili na zbrinjavanju otpuštenih pripadnika oružanih snaga iz Bosne i Hercegovine, da se zahvalim na školovanju, jer mi imamo školovanje naših oficira u Republici Italiji i također razgovarali smo o mogućnosti zajedničkog učešća u mirovnim misijama u svijetu, a jedna od aktuelnosti je mirovna misija UN-a u Libanonu, o kojoj smo se skoro sve i dogovorili, isprecizirali. Čekamo samo još odobrenje vrhovne komande, odnosno predsjedništva Bosne i Hercegovine. Svakako da nismo mogli zaobići razgovore o aktuelnoj krizi u Europi, odnosno invaziji Ruske federacije na nezavisnu Republiku Ukrajinu. Složili smo se da je sada postalo valjda svima jasno da je sigurnost nedjeljiva i da moramo biti svi spremni za eventualnu odbranu ovoga nama najljepšeg kontinenta. Pozdravljamo odluku Evropske unije i NATO saveza da pojačaju svoje prisustvo i svoju saradnju posebno u jugoistočnom dijelu Europe, u zemljama u koje još uvijek nisu završile svoje integracije u Evropsku uniju i u NATO savez, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Također, ja sam se zahvalio kolegi Cianu za učešće Republike Italije u Quinti, gdje zajedno sa Francuskom, Njemačkom, Ujedinjenim Kraljevskom i Sjedinjenim Američkim Državama Republika Italija uvijek donosi za nas prave odluke koje nam omogućavaju naše dalje integracije kako u Europsku uniju, tako i u NATO savez. Grazie Sipet, grazie per questa occasione di incontro e soprattutto grazie per la cordialità e dell'accoglienza che è lo specchio delle ottime relazioni che intercorrono tra i nostri due paesi. Hvala Sifete, hvala puno, hvala na prijemu, na dobrodošlici i to naravno je ogledalo dobrih odnosa između naših dvaju zemalja. Dicevamo prima che la Bosnia e Herzegovina e l'Italia sono paesi vicini, ma legarci non è solo la nostra vicinanza geografica, ma una storica amicizia. Malo prije smo rekli kako su Italija i Bosna i Hercegovina zaista dvije bliske zemlje, ali nije ono što geografski ili povijesno da smo bliski, nego ono što nas zaista zbližava jedno pravo prijateljstvo. Un'amicizia che è confermata sul piano della difesa delle attività legate ai piano di cooperazione bilaterale. Dakle, prijateljstvo koje naravno se vidi i kroz bilateralnu saradnju i sve ono što je saradnja u sektoru odbrane. Che è cresciuto significativamente nel corso degli anni con reciproca soddisfazione tra le nostre forze armate e tra i nostri ministeri.
Naravno da je kroz godine ta saradnja sve više jačala i rasla i ne samo kad su u pitanju naravno naša dva ministarstva, nego i kad su u pitanju naše vojne snage. E che oggi SIPET ed io abbiamo rilanciato ancora di più impegnandoci a farlo crescere ulteriormente. I naravno danas smo SIPET i ja se obavezali da tu saradnju još više pojačamo. Il ministro Pozzi si è già ricordato alcuni aspetti di questo piano di cooperazione nel campo della collaborazione sui processi formativi, su attività operative, su partecipazione congiunta a missioni. Ministar Poggić je već spomenuo neke od tih aktivnosti kad je u pitanju naravno obuka, kad je u pitanju operativnost, odnosno kad je u pitanju učestvovanje bosansko-hercegovačkih snaga u drugim misijama. Io lo voglio ringraziare per la qualità del contributo del suo paese, delle sue forze armate in questo lavoro comune. I ja mu se želim zahvaliti na ovom učešću i na kvaliteti učešća, dakle, vojnih snaga njegove zemlje u ovim zajedničkim misijama. La mia presenza qui oggi è il segno dell'importanza che l'Italia annette alla relazione con la Bosnia e Erzegovina. Moje prisustvo danas ovdje je i znak važnosti koju Italija posvećuje Bosni i Hercegovini. Al sostegno delle aspirazioni del tuo paese al processo di integrazione europea. Podrška naravno tvojoj zemlji od strane Italije, dakle želji da se uđe u Europsku uniju. Sostegno che l'Italia manifesta sia nell'ambito del formato Quint che tu hai prima richiamato, sia in tutti gli altri consessi in cui siamo impegnati. I dakle podrška Italije u tom smislu naravno da nije samo u Quintu, nego i svim ostalim formatima u kojima Italija učestvuje kad su ta pitanja na stolu. Voglio assicurarti ancora una volta che potete contare sull'Italia, sul nostro lavoro, sul nostro impegno a supporto di questo processo. Još jednom želim naglasiti da zaista možete računati na podršku Italije kad je u pitanju ovaj posao, kad je u pitanju ovaj proces. L'integrazione e l'adesione dell'area dei Balcani occidentali al sistema euroatlantico è fondamentale come elemento di stabilità e di sicurezza. Pristupanje, dakle, zemalja Zapadnog Balkana euroatlantskim integracijama je zaista od ključnog značaja za stabilnost i sigurnost. E lavoreremo appunto in questo senso con determinazione e con impegno. I u tom smislu zaista ćemo se potruditi maksimalno da pomognemo da se to i realizira. La nostra attenzione è testimoniata anche dalla partecipazione alla missione Altea. Jedan od, naravno, dokaza te naše podrške je naše učešće ovde u misiji Altea. Che è cresciuta da parte dell'Italia nel corso di questi anni. Koja, kad je broj ljudi u pitanju povećana, Italijana, jel, u zadnjih godina. E che si associa anche alla nostra presenza, al nostro impegno in Kosovo, nella missione KFOR. Koja se naravno nadovezuje na naše prisustvo u KFOR-u na Kosovu. Il ministro Pozzi prima ha ricordato le vittime italiane negli anni tra il 92 e il 95. Ministar Poggić je na sastanku, prisjetili smo se, odnosno on nas je podsjetio na italijanske žrtve u periodu od 92. do 95. Ne voglio ringraziare davvero per questa sensibilità. Iskreno mu se zahvaljujem na tome. E lo ringrazio anche per aver ricordato insieme a me il 30° anniversario che corre quest'anno della morte dell'equipaggio del C-222 della 46ª Brigata Aerea di Pisa che appunto il 3 settembre 92 fu abbattuto durante una missione ONU. I naravno posebno se zahvaljujem na tome što se prisjetio i da je 3. septembra 92. oboren italijanski avion i da ćemo, dakle, ove godine obilježiti 30 godina od te tragedije. Il sacrificio di quei militari italiani è la testimonianza davvero più solenne dell'impegno e della vicinanza del nostro paese alla Bosnia e Erzegovina.
žrtve i tih vojnika su dokaz, još jedna potvrda, dakle, koliko je Italija bliska ovoj zemlji Bosni i Hercegovini. Un impegno ancora più importante oggi a fronte di un clima internazionale che è cambiato radicalmente. Naravno da je to nešto što je jako bitno, pogotovo danas kada je sveukupna klima se radikalno promijenila. Un clima di preoccupazione, di tensione causato dall'aggressione russa all'integrità territoriale dell'Ucraina. Klima, dakle, koja se promijenila zbog ruske agresije na integritet Ukrajine. Intervento al di fuori di ogni legalità che la NATO, l'Europa e la stragrande maggioranza dei membri della comunità internazionale ha condannato con fermezza. Dakle, nešto što je i NATO i Europa i veliki broj zemalja osudio zaista vrlo odlučno. Assumendo una serie di misure, dalle sanzioni al sostegno alle forze armate ucraine a cui l'Italia partecipa. I naravno preduzela različite mjere od sankcija do pomoći i vojne pomoći čemu učestvuje Italija. Oggi la comunità internazionale può e deve svolgere una opera impegnata di distensione e di rassicurazione. Danas međunarodna zajednica, dakle, mora da radi na tome da na neki način daje sigurnost i da rješava probleme. Le misure assunte dalla NATO, dall'Unione Europea, prima richiamate, vanno in questa direzione. Mjere koje sam malo prije spomenuo, Europske unije i NATO, idu u tom smjeru. E noi continueremo a lavorare in questa prospettiva. I mi ćemo nastaviti raditi u tom smislu. E ringrazio la Bosnia e Herzegovina per le posizioni che ha assunto in queste settimane. I zahvaljujem se Bosni i Hercegovini na pozicijama koje je zauzela u prošlim sedmicama. In questo quadro è ancora più importante la nostra amicizia. U tom smislu još je važnije naše prijateljstvo. È ancora più importante la nostra collaborazione. Još je važnija naša saradnja. E voglio ringraziarti, Sivet, per il lavoro che stai realizzando alla guida del Ministero della Difesa del tuo paese, ma anche per rafforzare e migliorare le relazioni tra di noi. E Sifet, zaista se od srca zahvaljujem na svemu onome što radiš, ne samo kad je u pitanju saradnje između naših dvaju ministarstava, nego između naših zemalja i svih nas.